Giornata della critica sociale qui alla Festa del Cielo di Roma. Per la nostra organizzazione, quella dei Tulipani Seta Nera, è il decimo evento. Si può dire da sempre, quindi da quando ha diretto la dottoressa De Tassis a quando abbiamo avuto Marco Müller, e ci siamo stati tutti gli anni fino adesso in cui c'è stato il direttore artistico Antonio Monda. Ringraziamo giustamente i padroni di casa della Roma Lazio Film Commission che ci hanno voluto qui con noi. Abbiamo qui Doriana Attili, Cristina Priarione, il presidente, quindi ringraziamo tutti. Sapete, questo è il momento in cui si celebra in comune accordo con la direzione artistica della Festa del Cinema di Roma, si celebrano i film che oltre qualità cinematografica hanno saputo dare un messaggio di interesse sociale forte, e quindi sono i film che un po' faranno cultura e segneranno, potremmo dire, questi mesi e questo anno di cinematografia. Abbiamo qui addirittura chi è già stato premiato da noi e ha fatto un grande successo, dico di alzarsi, a Stefano Cipani con A Venezia, è stato un nostro indicato premiato, e devo dire che quindi interesse sociale, e Stefano dopo lo dirà, significa anche incasso di botteghino, cioè è un film che ha fatto incassi strepitosi, ma significa che interessa ancora al popolo cinematografico, al popolo italiano, interessarsi di temi importanti, temi che comunque fanno bene e sono cultura sociale. Non tolgo altro tempo e vi presento quella che è da sempre la nostra moderatrice, Metis Di Meo. Grazie mille, ringraziamo il presidente dei Tulipani di Seta Nera, Diego Righini, grazie a voi. Come vedete qui non sarò da sola, come ogni anno ci accompagneranno dei registi, dei produttori, dei professionisti che ci aiuteranno a comprendere meglio le opere. Alcuni di loro sono dei protagonisti, ci stanno raggiungendo, hanno portato qui alla Festa del Cinema le loro opere. Comincio subito con un amico del Festival Tulipani di Seta Nera che da sempre ha accompagnato i giovani registi italiani segnando il loro successo. Possiamo dire un talent scout, per noi sicuramente un consigliere, un grande esperto di cinema che oggi si occupa dei rapporti istituzionali a Rai Cinema. Accogliamo con un applauso Carlo Brancaleone. Benvenuto Carlo. Ciao Carlo. È un piacere averti vicino, un altro amico del Festival Tulipani di Seta Nera che ci raggiungerà qui a brevissimo.
non è ancora arrivato, ma ve lo presento perché ci sta accompagnando con le sue opere. Sicuramente un regista particolare, nonché attore e sceneggiatore, che ha saputo raccontare la sua terra con i documentari Ultimo Aspromonte, ha saputo trattare dei temi complessi con Dove Auschwitz, La maglietta rossa, La fabbrica dei tedeschi, e non a caso è stato membro di giurie d'eccezione come Cannes e Venezia. Mimmo Calopresti, che ci raggiungerà fra poco, gli facciamo un applauso. Quello sulle bambine ebraiche. Teniamo, grazie mille. Ci raggiungerà fra pochissimo, non lo vedo ancora qui con noi, un regista che conosciamo bene anche come attore e produttore. Molti di noi lo legano al successo di tante fiction italiane, fiction d'impegno e fiction che sono legate al nostro cuore, come Don Matteo, ma anche, mi ricordo, Padre Pio, Maria Goretti, San Pietro. In realtà poi nel cinema i temi trattati da lui sono stati totalmente diversi, come La bomba, Il pretore, Il banchiere anarchico. Ha portato qui un film che davvero farà discutere, Il figlio di Giuseppe, Bar Giuseppe. Ci raggiungerà fra pochissimo Giulio Base. È tornato invece qui, sì, lo vediamo in sala, un regista e sceneggiatore, nonché direttore della fotografia e montatore, un personaggio davvero poliedrico che ha segnato con i suoi successi anche tante produzioni cinematografiche, dei reportage di successo come quello sull'Ilva di Taranto, Zero Ore, spot, videoritratti d'artista, ma anche serie TV, documentari radiofonici, La scelta di Laura, documentari radiofonici di grande successo su Radio 3, veramente un personaggio che abbiamo il piacere di avere qui, che oggi porta un'altra sua opera che è Santa Subito, Alessandro Piva. Eccolo, è arrivato? Arriva, arriva, l'abbiamo rivisto qui con noi. Lui è un insegnante di regia del documentario, ma il suo punto di vista differente ci racconta ormai un esperto di narrazione digitale, regista ma anche produttore delle sue opere, di programmi televisivi come Notturno Italiano, di Rai 1, ma anche Artisti in Fuga di Sky Arte. Ha realizzato documentari come Anno, Fra le forbici i petali, e qui porta una docufiaba, Le metamorfosi, Giuseppe Carrieri. Eccolo qui, benvenuto Giuseppe. Ma ora stiamo per avere qui fra noi un maestro della sceneggiatura italiana, un altro amico del Festival Tulipani di Seta Nera, che oggi ci concederà dei racconti sulla sua personale carriera, sulla sua arte, sul suo modo di criticare, anzi ama farlo spesso con i social network, le sceneggiature dei registi, degli sceneggiatori italiani e non solo. Il suo successo è legato a più di 70 sceneggiature, la sua poliedricità a tante opere del cinema, della televisione, ma anche del mondo della radiofonia. Per me è un grande onore, perché ha lavorato veramente con alcuni artisti straordinari come Alejandro Jodorowsky, creando delle opere surrealiste, ha saputo viaggiare all'interno di tanti, diciamo a volte, angoli del cinema internazionale come il thriller metafisico. Il suo nome è legato a quello di tanti registi e personaggi come Vittorio Gassman, Nerla Muti, Giancarlo Giannini, ha aiutato registi come Tino Valeri, Tonino Valeri, Luciano Salce, insomma veramente è uno dei più grandi sceneggiatori che abbiamo in Italia, e per noi è un piacere averlo oggi qui. Accogliamo con un applauso Roberto Leoni. Benvenuto Roberto. Uomo eclettico. Eclettico, vero? Uomo professionista. Per molto tempo. No, ti lasciamo perché, almeno la poltrona centrale. Perché non ti sei al centro, no, no, no. Ti tocca, ti tocca. Mi imbarazza. In ogni modo, per molto tempo... hai detto questa cosa, eclettico, per molto tempo è stata una mia condanna, ero uno da guardare con sospetto perché ero un autore eclettico, lo dicevano con questo tono, come se fosse stato un vizio assurdo alla Pavese, capito? Però dopo è sparito, è diventato un termine desueto, per cui adesso si può riutilizzare senza dare un senso negativo. Va bene, allora grazie a tutti e buonasera. Io avevo preparato una cosa
se per favore la mandano. Ah, ah, benissimo. Allora, quello che avete visto è una piccola scelta delle locandine dei film che ho scritto. E come avete fatto caso, è una Macedonia, è una sintesi. Questa è la decima, non dico la decima parte, però insomma la quarta parte, la quinta parte di quello che ho fatto. Perché io credo nel cinema totale. Non c'è un cinema alto, io ho fatto un cinema alto e un cinema basso, un cinema lungo e un cinema corto, un cinema largo e un cinema stretto, forse anche decimale, non lo so, ho fatto qualunque storia di cinema, perché amo il cinema nella sua totalità. Non c'è un film bello e un film brutto, c'è un film più riuscito o meno riuscito, però le storie sono molto importanti, sono essenziali. E c'è questa situazione strana, perché per scrivere una bella sceneggiatura, come sì, ti abbiamo già presentato, e Alessandro Piva, eccoli, ci hanno raggiunto, dove preferite? Avanti Roberto. Roberto, a te la parola. Scrivere una bella sceneggiatura è una tecnica, ed è una tecnica che si può imparare. Io però quello che posso dire quali sono gli ingredienti di una buona sceneggiatura, o diciamo di una sceneggiatura degna di questo nome. E questi ingredienti in realtà sono gli stessi di uno sceneggiatore. Uno sceneggiatore deve avere alcune caratteristiche, perché è un animale diverso dagli altri, non è uno scrittore, non è un tecnico, non è un mezzattore, perché in realtà si recita le battute da solo per vedere che effetto fanno, deve intendersi d'arte, deve intendere una serie di cose. Per me questa caratteristica essenziale nasce con la battaglia di Cannes. Sì, proprio la battaglia di Cannes, quelle di Annibale contro i Romani. Voi direte che c'entra. La battaglia di Cannes, a scuola, avevo 8-9 anni, scoprii che Annibale aveva battuto i Romani mettendoli contro sole. Questo fatto mi colpì moltissimo. E quando fummo sfidati dai canacci di via Garibaldi, sono andato a Trastevere nel dopoguerra, noi scendevamo per via Garibaldi con le carrozzine, con delle piccole trespoletti che facevamo. Quelli di via Garibaldi, perché scendevamo per via Garibaldi, non gradivano questo fatto. E quindi o ci sequestravano le carrozzette o non ci facevano passare. Li sfidammo a battaglia e io riuscii a convincere la mia banda, composta da Cunio, Cannavota, Catturare, Velluto e il Pantera, ad adottare la tecnica che aveva adottato Annibale. Cioè noi ci mettemmo a monte del Gianicolo alle 7:30 di mattina prima di andare a scuola e affrontammo i canacci di via Garibaldi che risalivano la strada. Il sole li colpì, ma però noi li prendemmo a fiondate e riuscimmo ad avere un certo vantaggio, ma quelli erano i canacci. Dopo un po' sono venuti avanti ugualmente e ci hanno gonfiato di botte. Ma noi avevamo fatto i bozzi, elemento molto importante, praticamente noi non avevamo vinto 3-0, avevamo vinto 3-2 e quindi fummo autorizzati a passare per via Garibaldi, Sodder Bologna, poi passà, e noi scendevamo con le carrozzette. Capii lì l'importanza della cultura, capii che studiando uno aveva... Pantera si era rotto con un seccio il dente davanti per sputare ad effetto. Cannavota era uno alto alto che mordeva in testa quando si faceva la lotta. Rasoterra è uno che correva come un pazzo con le gambette corte corte. Io avevo la capacità di conoscere delle cose, leggevo veloce e come tale la banda mi perdonava, perché andare bene a scuola è quasi un obbrobrio in una banda seria, mi perdonava, e perché passando i compiti al figlio del padrone dell'edicola di Piazza Trilussa, quando il padre andava a dormire io potevo rimanere in piedi e leggere tutti i fumetti da raccontare a tutta la banda che stava sulla scalinata del fontanone di Piazza Trilussa in attesa. Io leggevo voracemente, tornavo su
E questi mi dicevano, allora pareva che il Cuneo era Tex Willer. Oh, ma io l'ho fatto ieri Tex Willer. Allora pareva che il Cuneo era Kit Carson. E tu... E praticamente sceneggiavo il fumetto che avevo letto. E lo facevo mentre i muraglioni di Trastevere, del Lungotevere, sembravano i bisonti nella prateria, il tramonto veniva giù e c'era questa atmosfera magica. Quindi ho capito che la cultura serviva e leggere serviva. Però, e questo è importante per ogni sceneggiatore. Ma non basta questo, ci vuole anche il coraggio. Con questo, perché il coraggio è il coraggio di avere delle idee e di portarle avanti. E con questo coraggio, io con la faccia come il sedere, quando mi hanno insegnato un giorno a Via Veneto che quello era un poeta, io sono andato dal poeta perché cominciavo a scrivere. Questo signore si chiamava Vincenzo Cardarelli. Oggi mi vergogno all'idea che mi sono avvicinato con i miei foglietti spiegazzati. Vincenzo Cardarelli, che veniva definito il più grande scrittore morente, poeta morente, perché era sempre coperto anche d'estate con maglioni, cappotti e cose, era Flaiano perfido che aveva detto questa cosa, lesse le mie cose e mi disse, me le pubblicò sulla Fiera Letteraria, guadagnai 500 lire. Con le 500 lire che avevo guadagnato, cominciai a frequentare, potevo permettermi qualche consumazione ai bar e nella redazione, conobbi Giuseppe Ungaretti, e a Giuseppe Ungaretti lui mi disse, ma hai mai guadagnato dei soldi con la poesia? E io dissi, sì, 500 lire. E che cosa hai fatto con questi soldi? Beh, con piaggeria io ho comprato anche dei suoi libri, male! Con i soldi della poesia ci si compra un sigaro e una puttana. Ci rimasi malissimo, questo... Però lui era stato in Brasile e quindi era, diciamo così, fuori dalla norma. Aveva assimilato un po' del modo di fare brasiliano. Da quel momento cominciai a fumare i sigari, i toscani, e quando mi diceva, ma com'è se con i giovani fumi i toscani, me l'ha detto Ungaretti. Faceva molto effetto, devo dire. E il resto? Però tutto questo... No, fortunatamente ero belloccio all'epoca. Quindi non avevo bisogno di spendere soldi. E, però questo non bastava perché sì, oramai frequentavo, avevo queste cose, ma dovevo assolutamente. Quindi un'altra caratteristica è il coraggio, questo coraggio di presentarsi e di fare le cose, ma non basta, perché bisogna essere originali. In queste mie frequentazioni avevo avuto una, oggi si dice un flirt, una liaison, non so come possiamo dirlo, con una attrice leggermente più grande di me. All'inizio non potevo credere ai miei occhi, poi non potevo credere alle mie mani, poi dopo un po' ho cominciato a crederci e dopo un po' facevo anche un po' lo stupido, facevo quello, il prezioso, e questa attrice mi lasciò, lasciandomi con il cuore spezzato. Pierpaolo Pasolini, che frequentavo nella redazione del giornale, vedendomi così mi disse, come mai? E gli spiegai questo fatto e lui mi disse, ha ragione, perché devi ricordarti una cosa molto importante. Se ti dai le arie, sbagli, se imiti qualcuno, sbagli. Lei può avere uno più bello di te, uno più intelligente di te, uno più virile di te, uno più ricco di te, uno più colto di te, uno più preparato di te. Quello che non può avere è quello che sei tu. Ricordati di essere soltanto te stesso. Se tu sei soltanto te stesso, per una legge di natura sei unico e di conseguenza se hai il coraggio di andare avanti le tue idee, a questo punto avrai sicuramente una piccola parte di successo o un successo, interesserai. A questo devo aggiungerci un altro elemento importante che è stato con questa idea e con queste storie, un giorno ho lavorato con Luigi Comencini, un grandissimo regista e sceneggiatore, e siamo andati ad un appuntamento, il film doveva essere, credo, Caro Michele, siamo andati da un romanzo della Ginsburg, siamo andati da questo grande mega produttore, io sono arrivato prima perché arrivavo puntualissimo per pura di perdere le occasioni, e Gigi non è ancora arrivato, e sono entrato e il produttore era sbarcato in questo immenso ufficio con i piedi sopra il tavolo e mi ha detto, scusa, far rifluire il sangue,
E abbiamo aspettato Gigi, io in piedi, non mi ha fatto neanche accomodare, Gigi dopo un po' è arrivato e ha piantato una grana tremenda, dicendo, ma come, perché lui appena è entrato Gigi ha messo giù i piedi e si è alzato in piedi. Ha detto, ma come ti permetti? Io entro o tu rimani con i piedi sulla scrivania, oppure tu, da quando questo signore è entrato, perché questo signore ti porta una storia, è una storia, è un dono, è una... Tutto quello che c'è qui, tu l'hai fatto con le storie che ti hanno portato. Quindi tu devi rispettare la storia. E ho capito a quel punto, oltre al coraggio, serviva anche la dignità di questo coraggio per potersi muovere. Un altro elemento importante era che tutto questo non bastava. Bisognava fare esperienza, bisognava fare la gavetta. E io, nonostante che fossi uno sceneggiatorino dignitosetto, sono andato nella troupe e ho cominciato a fare l'assistente alla regia. E a quei tempi l'assistente alla regia era, che vi posso dire, no, il profugo sbarcato per caso, i macchinisti facevano gli sgambetti, sì, e, cioè, gli elettricisti ti schiacciavano le dita, delle cose di questo genere. Ti prendevano in giro, ah, studentello, stai a rubare con gli occhi, eh? E ti coprivano. Quando il regista girava, loro si mettevano davanti apposta. E quando tu dicevi, te scansi, poi io sto a lavorare, non sto a guardare. Capito? Dopo 15 giorni che lavoravo senza mangiare, senza bere, senza niente, occorri. Il grande Mario De Biasi, il più grande, credo uno dei più grandi organizzatori generali italiani, un gigante che sollevava gli elettricisti, diceva non se fanno gli straordinari, hai capito? E lo rimetteva giù e tutti capivano. Il tributo, giusto? Sì. Lo vediamo? No, lo vediamo subito dopo, adesso. Siamo... Sì, sì, un secondo. E la cosa divertente era che... Dopo 15 giorni De Biasi mi dice, ah, ma sto ragazzino non magna? E mi hanno dato il cestino. E dopo una settimana mi hanno detto, lo vuoi bianco o rosso? E dopo un'altra settimana mi hanno detto, ah, questo sta spendendo i soldi per venire, dategli i soldi della benzina. Sono entrato nella troupe e sono entrato bene, nel però. Cinema, finalmente. No. Grazie. Albanese. Ah, albanese. Può essere il solito regolamento di conti. È il trailer di un cortometraggio che presenteranno i Tulipani Neri a maggio. Tulipani di seta nera, per favore. Tulipani di seta nera, che lo presenteranno al prossimo evento ed è appunto un cortometraggio contro i pregiudizi razziali, di religione e di tutte queste cose, cioè contro il fatto che discriminano gli uomini, ed è una storia approvata dalla comunità islamica, dalla comunità ebraica, dalla comunità cattolica e da tutte le persone di buona volontà. Grazie, un applauso a Roberto. Se ci puoi lasciare, così il tuo posto lo prende Mimmo Calopresti. Vieni, Mimmo. Allora, possiamo lanciare il primo trailer del film che è stato scelto dalla nostra organizzazione insieme ad Antonio Monda come miglior film per l'interesse sociale. Vediamo il trailer. Thank you.
Applauso Alessandro Piva. Allora, abbiamo per te una critica cinematografica, la prima critica sociale. Chi è il film Santa Subito? Grazie. Allora, beh, l'abbiamo appena visto, perché questo film lo abbiamo visto solo stamattina, quindi proprio in extremis. Gli altri li abbiamo visti nei film precedenti. Beh, diciamo, che dire, un grande film, ne abbiamo parlato poco fa in conferenza stampa. Film molto importante, che ha il grande merito di portare al grande pubblico una storia poco raccontata, poco conosciuta, ma che ha un valore assolutamente globale. Quello, la storia del femminicidio, che ancora oggi, incredibilmente, nel terzo millennio, ogni 72 ore abbiamo un femminicidio in Italia, che è una cosa che ci dovrebbe far vergognare, quindi è una cosa molto importante. Il film ha una doppia valenza, sia una valenza importante di carattere sociale, però ha anche una grande qualità cinematografica. Il film è estremamente avvincente. Alessandro Piva ha dimostrato di aver ben compreso la lezione di Alfred Hitchcock, quello di tenere lo spettatore sempre in sospeso e quindi sempre interessato. Dato che è una storia non conosciuta, quando vedrete questo film vedrete che vorrete sapere come va a finire, perché fino all'ultimo non lo sapete, potete immaginarlo ma non lo sapete, e quindi è un grande film. Grazie ad Alessandro Piva. Ma ho capito bene, ho vinto un premio? Cioè, lo apprendo adesso, miglior film, fantastico. Vabbè, porto a casa qualcosa e sono molto contento, grazie. Raccontaci, Alessandro, come nasce l'idea di parlare di Santa? Io sono cresciuto a Bari, però me ne sono andato per studiare cinema a fine anni 80, quindi proprio nel periodo in cui è successa la storia che raccontiamo in Santa Subito non c'ero, mi ero staccato dalla Puglia, quindi non sapevo nulla di questa storia fino a poco più di un anno fa, un annetto e mezzo fa, quando in un evento pubblico sua sorella Rosa Maria racconta la storia di Santa, di come sia stata casualmente incontrata da uno sconosciuto che ha iniziato a pedinarla, a molestarla, tutto questo per 3 anni. Nonostante lei fosse figlia di un poliziotto, non sono riusciti a fermare la mano di quest'uomo, che dopo 3 anni si è armata di un coltellaccio da cucina, l'ha attesa sotto casa e davanti agli occhi impietriti e impotenti dei genitori, che si sono affacciati sentendo le urla dal balcone, l'ha coltellata a morte. E questa storia mi ha molto colpito perché nel raccontarla Rosa Maria, a distanza di molti anni ormai, era riuscita a trovare quel giusto equilibrio, per cui ha parlato di 2 vittime in questa vicenda: sua sorella naturalmente innanzitutto, ma anche il suo assassino, perché era una persona squilibrata, con un evidente disagio mentale, era conosciuto in città, e nonostante questo nessuno è stato in grado di fermare questa mano. Ho pensato che innanzitutto mi sono messo io in discussione, ho detto: ma sarei in grado di vedere le cose in questo modo anche a distanza di anni? Ho capito che dietro, cioè che accanto a questa persona, a Santa, c'era una famiglia abbastanza speciale, una famiglia del tutto normale, e ve lo sottolineo, cioè noi siamo stati, oggi è il giorno di Santa Subito, tra poco c'è la presentazione, c'è stata giusto la presentazione stampa, diciamo ci stiamo alternando, ci sono film con grandi attori, siamo in selezione ufficiale. Qui c'è una famiglia normale, una famiglia di Palo del Colle che vive in paese, e questo ci conferma l'intuizione. Non posso che essere grato ad Antonio Monda per questa scelta di mettere un film che è costato relativamente poco insieme ai Big, perché il confine tra documentario e cinema
di finzione, cinema, si sta sfumando sempre di più in quest'epoca, e forse è un bene, perché le storie che vengono dal basso e che ci mettono, ci fanno emozionare, ci raccontano la vita vera, forse sono le storie più importanti, più avvincenti. Non si tratta di milioni da mettere in campo, ma di sentimenti. Risposta secca, voglio sapere se oggi siamo in grado di poterci tutelare, se è cambiata la situazione, se raccontavi di un passato o parlavi di un presente. No, non, diciamo che sicuramente dal punto di vista legislativo è cambiato qualcosa, in meglio. All'epoca non sapevano neanche, quando andavano a fare le decine di denunce che sono state fatte, non sapevano neanche come definire molestie, un maniaco, un persecutore, non c'era una codifica, diciamo, legislativa. Oggi c'è lo stalking, dietro questa parola e questa definizione c'è un apparato legislativo più efficace. Però, te lo voglio sottolineare, quello che manca davvero, perché i fatti di sangue li sentiamo tutti i giorni, 55.000 donne ogni anno si rivolgono ai centri antiviolenza, quindi il fenomeno è dilagante, è una piaga vera e propria. Dobbiamo lavorare in un'altra direzione, facendo nuove leggi, dobbiamo lavorare su una cultura che in questo momento favorisce la violenza che sia verbale, che sia fisica. Pensate alla nostra politica come sta parlando, pensate ai talk show televisivi, pensate alle immagini che vediamo nei servizi di TG, al cinema, in televisione. Io credo che dobbiamo lavorare su questo, educare già i bambini, educarci tutti a un rispetto maggiore per il prossimo, e vedrete che ci sarà un po' meno violenza, che in questo momento veramente sta dilagando. Metto una in più, va bene? Ciao. Guarda un po' quant'è questa. 3,1 kg t'ho fatto. La salsiccia va come il vento, 3 kg di salsiccia, qui 3 kg hai detto? Eh? 30 salsicce. Con me, io prima di comprare qualcosa, il maiale soprattutto, voglio che sia italiano, allora vengo qua all'antica norcineria Lattanzi Franco e guardi, non le comprereste tutte? Mamma mia, è che mi fa un po' male al fegato dopo un po', però tutta sta fila se può fa, come si dice a Roma, se può fa. Oh, senza conservanti, senza coloranti, senza glutine, senza lattosio. Da chi? Da Lattanzi, tutta roba italiana. Tutte. Antica norcineria di Lattanzi Franco e figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri. Telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com. L'antica norcineria Lattanzi, da 4 generazioni, punto di riferimento nella produzione di carni suine. Vi aspetta per aprire le sue porte su un mondo fatto di bontà, genuinità e convenienza. Potrete gustare il meglio della produzione norcina abbinando i sapori della buona cucina all'affidabilità e alla sicurezza di carni controllate di ottima qualità. Un'ampia scelta di prodotti che soddisfano ogni esigenza, con offerte vantaggiose e prezzi convenienti. Anche Andrea Roncato ha scelto l'antica norcineria Lattanzi. Venite a trovarci e siamo certi che farete lo stesso.
scopriremo insieme un'oasi di gusto e sapori che porteranno gioia, freschezza e benessere sulle vostre tavole.